Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video sulle basi della pasticceria. Oggi faremo insieme i beignet classici e i beignet craquelé. Entrambi sono composti dalla stessa base, quindi la base dei beignet classici. L'unica cosa che li differenzia è che sui craquelé c'è una sorta di, chiamiamola pasta frolla, che sciogliendosi nel forno fa diventare i nostri beignet croccanti. Allora, quindi partiamo dalla base. Dovete mettere all'interno di un pentolino l'acqua, il burro, mezzo cucchiaino di sale e un cucchiaino di zucchero facoltativo se li volete fare dolci, altrimenti non lo mettete. A questo punto aspettate che il burro si sciolga completamente all'interno dell'acqua, quindi deve bollire. A questo punto abbassate la fiamma e andate a mettere all'interno la farina, possibilmente setacciata perché deve essere omogenea. Mescolate in modo tale da eliminare tutti i grumi. A questo punto, come potete vedere, l'impasto inizierà ad addensare. Ecco, non smettete di mescolare, soprattutto non spegnete la fiamma. Mescolate energicamente e cercate di sbattere l'impasto vicino alle pareti della pentola o addirittura sul fondo della pentola. In questo modo cercheremo di far evaporare il più possibile l'acqua. Quando sentite una sorta di sfrigolio, a quel punto il nostro impasto è pronto. Ci vorranno all'incirca dai 2 ai 5 minuti. Portate l'impasto in una planetaria e a questo punto dovete farlo raffreddare, quindi azionate la planetaria fino al raffreddamento. Se non avete la planetaria, mettetela all'interno di una ciotola e cercate di aprirlo voi, l'impasto, con la spatola e cercate di farlo raffreddare. Quando l'impasto sarà tiepido, quindi non sarà più caldo, a questo punto sbattete 4 uova. Per quanto riguarda la quantità di uova, io vi dico che con questo impasto non ho avuto assolutamente problemi, ma potrebbero anche volercene di meno, quindi dovete controllare. L'impasto sarà pronto quando praticamente sollevandolo non farà il filo e quindi rimarrà compatto, come potete vedere sulla spatola. A questo punto munitevi di sac à poche col beccuccio rotondo. Io utilizzerò un tappetino microforato della Silicom Art, ma se non l'avete non vi preoccupate, carta forno sulla teglia andrà benissimo. Per eliminare le punte dei beignet che si sono formate, bagnate un po' il dito in acqua e appiattitele. Preriscaldate il forno a 215 gradi, infornateli e a questo punto lasciateli dentro per circa 22 minuti, dopodiché portate il forno a 175 gradi e continuate la cottura per altri 10 minuti, in modo tale da farli asciugare all'interno. Per quanto riguarda invece i craquelé, l'unica cosa che cambia è che dovete preparare una sorta di pasta frolla, chiamiamola così, formata da zucchero, farina e burro a pomata. Mescolate questi ingredienti insieme e vi ricordo che tutti gli ingredienti li trovate giù nell'info box. Cercate di compattare questa pasta con le mani e poi la mettete su un pezzo di carta forno, la stendete con il mattarello aiutandovi sempre con un altro pezzo di carta forno al di sopra e la ponete in freezer per circa 30 minuti, deve essere bella fredda. La base del beignet è la stessa, dovete ricavare dei cerchi aiutandovi con un coppa pasta piccolino e disporre questa pasta al di sopra dei beignet. La cottura è la stessa, quindi 215 gradi per i primi 22 minuti, 175 per gli ultimi 10 minuti e il risultato è questo. Per quanto riguarda il beignet craquelé all'interno, è un po' più asciutto rispetto al beignet classico perché disponendo questo disco di pasta al di sopra rendiamo la cottura più uniforme, mentre il beignet classico rimane sempre comunque asciutto, ma come potete vedere
avere all'interno rimane sempre un po' di pasta. Allora, questo è l'impasto base con la quale potete realizzare anche le zeppole, per esempio. Potete anche friggere questo impasto, potete anche fare i pari breast, insomma è la pasta choux classica e ho cercato di farvela vedere nel modo più semplice possibile. Mi raccomando, fatemi sapere che cosa ne pensate, se provate a farla fatemi sapere, quindi io aspetto i vostri commenti, vi saluto, vi mando un bacio e al prossimo video. Ciao!